Dal Vangelo secondo Matteo. Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: «Dov'è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». All'udire questo, il re Erode restò turbato, e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda. Da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele». Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme dicendo: «Andate e informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo». Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Alleluia, 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 oh, alleluia. Alleluia, oh, alleluia. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale del Vangelo, in questa giornata dove ricordiamo il secondo momento del tempo di Natale. Forse non tutti sanno che il tempo di Natale è formato da tre grandi momenti. Il primo è certamente la nascita, ovvero il 25 di dicembre per noi cattolici. Il secondo momento appunto è il 6 gennaio, l'Epifania. Questo bimbo, che è Dio, viene per salvare ogni uomo. E i magi che oggi vengono per visitare il Signore rappresentano tutte le genti chiamate a salvezza. Poi ci sarà domenica prossima il terzo momento, ovvero Gesù, già grande, in fila con i peccatori, il battesimo. Dunque nascita, Epifania, che vuol dire manifestazione a tutte le genti, e battesimo sono i tre grandi momenti del tempo di Natale. Dunque siamo giunti al secondo momento. L'Evangelista Matteo ci ricorda la nascita a Betlemme e l'arrivo di alcuni magi. Non sappiamo quanti erano. Secondo una tradizione, i Vangeli apocrifi danno anche un nome di
Melchiorre, Baldassare e Gaspare. La tradizione antica vuole il loro sepolcro, la loro tomba a Colonia. Ecco, però il testo del Vangelo è molto sobrio, non dice né il numero dei magi e neanche i loro nomi. Certamente vengono però dall'Oriente, dunque sono stranieri, e arrivano a Gerusalemme e vanno appunto dal re Erode a fare questa domanda: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Anche la parola magi, diremo non maghi, ma certamente magos, studiosi. Vedevano, c'era l'idea che il Messia, una persona importante, fosse sempre preceduto da una scoperta di una stella luminosa. Forse loro avevano intravisto una stella cometa, forse era quella di Halley, non sappiamo. Certamente però una stella molto luminosa ha fatto sì che questi magi iniziassero un cammino molto lungo, diremmo anche pericoloso. Ma arrivano, e forse dalla persona sbagliata, perché vanno appunto da Erode. E il re Erode restò turbato, letteralmente sconvolto davanti a questa richiesta. Era lui il re dei Giudei. E riuniscono i capi dei sacerdoti, gli scribi, e si informa di questa richiesta. È interessante che tutti sanno, ovvero gli scribi sanno e ricordano il profeta Michea. Sì, a Betlemme di Giudea, perché così è stato scritto. E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città. Dunque loro sanno, ma nessuno si muove. È interessante, questi magi vengono da lontano e sono alla ricerca. Loro sono vicini, sanno tutti, ma si fermano. Ecco che Erode, che ha in mente la strage degli innocenti, li chiama segretamente e dice: ma quando è che avete visto questa stella? Quanto tempo potrebbe avere? Beh, andate e informatevi accuratamente sul bambino, e quando l'avete trovato fatemelo sapere, perché anch'io venga per adorarlo. In realtà lo vuole uccidere. È interessante però, neanche Erode si muove, rimane nella sua reggia, con le sue paure, con i suoi piani di morte. Una domanda che possiamo farci è questa: cos'è che smuove la mia vita, la nostra vita? A volte ci fermiamo davanti alle prime difficoltà. Certe volte invece, quando una cosa ci sta veramente a cuore, affrontiamo molti viaggi, molte difficoltà, senza paura. Ecco, mi sembra che i magi possano essere testimoni di perseveranza anche nelle difficoltà, nelle cose che ci interessano. E udito il re, si partirono. Ed ecco la stella che hanno visto spuntare riappare. Anche questo ci ricorda che la stella, sì, durante la notte magari li ha guidati, ma durante il giorno non si intravedeva. E così un po' anche la nostra vita. Questa stella può essere il dono dello Spirito Santo, il lume celeste. E certe volte è forte, reale, concreto, certe volte è molto leggero, certe volte sembra quasi non vedersi nulla. Eppure sono perseveranti in questa ricerca. La stella si ferma, il luogo dove si trova il bambino. E vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa, chiaramente Maria e Giuseppe e il bambino non sono più nella mangiatoia di Betlemme, videro il bambino con Maria sua madre. È bello, Maria è sempre accanto a Gesù, o lo cerca, o lo porta nel grembo, o lo adora. Non si può mai staccare Maria dal Signore Gesù. Si prostrarono, è il verbo di riverenza nei confronti di Dio, e lo adorarono. È bellissimo questo, senza troppe parole. Poi i tre doni aprì i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Sono tre doni molto importanti. L'oro si dona al re, e quindi questi magi, in maniera inconsapevole, riconoscono in questo bimbo il re. Poi c'è l'incenso. L'incenso si offre a Dio. Si offriva appunto l'incenso sull'altare dei profumi nel Tempio di Gerusalemme. Ebbene, non sappiamo con quanta consapevolezza, però i magi, offrendo l'incenso, riconoscono questo bimbo la presenza di Dio. Lui è veramente Dio per natura, noi non siamo per adozione. Ma poi c'è questo terzo dono che ci mette un po' in crisi un po' tutti, è il dono della mirra. Cos'è la mirra? La mirra era un profumo molto costoso,
molto forte che si usava per ungere i defunti, perché questo odore molto forte potesse coprire qualche cattivo odore appunto causato dal defunto, dal suo corpo. Come mai i magi offrono questo dono? Un padre della Chiesa, Ireneo, dice: loro annunciano già che questo bimbo deposto nella mangiatoia sarà lo stesso uomo deposto dalla croce. Ebbene, Gesù viene per donar la vita. Gesù viene per offrire la sua vita per ogni uomo, per la salvezza di ogni uomo. Ecco, i magi, avvertiti in sogno, vanno un'altra strada. Non ritornano da Erode, che aveva progetti di morte. Un'altra strada. È bello quest'altra strada. Veramente, quando si incontra il Signore, c'è l'esigenza di cambiare registro, di cambiare strada. Pensiamo a Sant'Agostino, quando incontra veramente il Signore, in quel capitolo 12 della lettera ai Romani, quando dice: non nelle gosciviglie, non nelle crapole, non nelle orge, ma nel Signore c'è la gioia vera. E lui dice quella famosa frase: ci hai fatti per te, Signore, il nostro cuore è inquieto fin tanto che non riposi in te. Eccolo, ci sentiamo anche noi un po' come i magi, questo cuore inquieto, inquieto che cerca la felicità, a volte in maniera sbagliata, ma riconosciamo che la felicità vera ce la può donare quel bambino nato a Betlemme. L'unico che conosce la nostra felicità ci può aiutare e la desidera. Sì, quel bambino nato a Betlemme vuole la nostra vera gioia. Ecco, ci fermiamo per qualche istante. Grazie della vostra cortese attenzione, e i magi possono essere testimoni di un'altra strada che una volta incontrati il Signore dobbiamo prendere. Grazie.